Napoli, città di fantasmi. Sono in ogni vicolo, in ogni palazzo, sono tantissime le storie degli spettri partenopei, a cominciare dal Monacello, dalla bella Embriana. Ma c'è un fantasma su tutti che ci affascina ancora di più, ed è quello di Bianca. Andiamo a scoprirlo. Questo fu il teatro della triste vicenda di Bianca. Lei era un'umile servetta, poteva avere 14-15 anni, al servizio dei duchi Spinelli. Leggenda vuole che un giorno il duca andasse a caccia fuori Napoli e che nel salutare la moglie lo ricambiasse in maniera piuttosto fredda, gelida. Invece Bianca no, Bianca lo guardò in un modo intenso, appassionato, troppo, per Donna Lorenza, che da quel momento impazzì e decise di far fuori Bianca nella maniera più terribile, murarla viva in uno dei piloni di questo palazzo. Ma è proprio così? È soltanto una leggenda, una diceria? Chi lo sa? Ma noi conosciamo una persona che Bianca l'ha conosciuta. Andiamo a incontrarla. Silvana, buongiorno. Marco, benvenuto. Ha un fascino particolare la storia di Bianca. Probabilmente è una leggenda, perché è un qualcosa che si ripete in alcune altre città. Ma se c'è qualcosa di vero in questa storia si è svolta a questo piano di questo palazzo. Nel momento in cui mi sono trasferita qui, ho trovato su un'unica parete tre vani murati. Uno dei vani era qui sopra questa porta. Qui, fra il lume e il quadro, c'era un secondo vano. Il terzo, perciò dico che Bianca, poverina, è qui nella lavatrice. Il terzo è lì dietro. Io dico, la povera Bianca, le faccio venire mal di testa con questa lavatrice in movimento. Io non credo ai fantasmi, però a volte la vedo passare sott'occhi, Bianca. Questa presenza lieve, delicata, fanciullesca, aleggia. I gatti a volte mi fanno impazzire perché li vedi tutti in fila che fanno brrrr. Scusate, mi è passata Bianca, volete dirlo pure a me?